Buongiorno, io sono Nadia Ginevra Goglio, laureanda presso l'Università degli Studi di Milano e per il mio elaborato finale di tesi ho deciso di scrivere questa biografia su Maria Peron per poter tramandare la sua storia a tutti coloro che ancora non la conoscessero. Per raggiungere il mio obiettivo ho deciso di usare la piattaforma digitale di Wikipedia, uno dei progetti della Wikimedia Foundation, poiché ancora non esisteva una voce dedicata a Maria Peron su tale piattaforma digitale. Maria Peron nacque il 28 marzo 1915 a Santa Eufemia di Borgorico, in provincia di Padova, dove viveva con due fratelli e due sorelle. A soli 3 anni rimase orfana di padre, ma ben presto emerse chiaramente la sua dote per lo studio, al punto da iscriversi presso la scuola convitto per infermiere dell'ospedale Cagranda Niguarda di Milano. Non erano però anni facili per le infermiere, perché il regime fascista le privava di una qualsiasi autonomia professionale, facendo dipendere tutte le loro azioni dalle decisioni del medico. Maria Peron però non si fece mai scoraggiare, e ben presto prese parte all'organizzazione clandestina che c'era all'interno dell'ospedale con la finalità di salvare quanti più ebrei e detenuti politici all'interno del carcere di San Vittore. Tutto questo era possibile grazie alla presenza di medici antifascisti all'interno della prigione che fornivano finte diagnosi di febbre ai detenuti, così che potesse essere ordinato il ricovero presso l'ospedale Niguarda, dove trovavano Maria Peron con alcune colleghe che li facevano fuggire dalle finestre o dalle mura. Nel maggio del 1944, però, i nazifascisti scoprirono che anche Maria Peron faceva parte di questa organizzazione clandestina. Lei, per non essere arrestata, fuggì fra le montagne della Val Grande, dove si unì al gruppo dei partigiani del Valdossola di Dionigi Superti e Mario Muneghina. La Val Grande non risparmiò mai alcuna fatica a Maria Peron, la quale fin da subito si ritrovò a dover percorrere ogni giorno moltissime ore di cammino per potersi recare da tutti gli ammalati e i feriti che si trovavano fra quelle montagne e prestare loro soccorso sanitario. Oltre all'evidente pericolo che presentava la Seconda Guerra Mondiale per una donna partigiana, si aggiunge il fatto che la Val Grande è ricca di sentieri ripidi e scivolosi e di rocce appuntite e taglienti che possono essere anche letali. Anche l'ambiente che Maria Peron aveva trovato al suo arrivo era un ambiente inadatto alla guarigione. Infatti l'infermeria era poco pulita. Le brandine dei malati erano troppo vicine, non venivano cambiate e loro stessi erano mal seguiti. Ma lei non si spaventò, rivoluzionò la situazione, distanziando i posti letto, cambiando le federe dei cuscini, le lenzuola e fornendo un'igiene all'ambiente. E così facendo, in brevissimo tempo, l'infermeria non era più un lazzaretto, ma un posto in cui ci si recava per guarire. Il caso più complesso di cui si occupa Maria Peron in Val Grande è certamente quello del partigiano di Samarate Cesare Scampini, rimasto ferito nella battaglia di Ponte Casletto all'inizio del rastrellamento del 1944. Scampini era stato colpito da una pallottola al basso ventre e quando Maria lo raggiunse notò che c'erano già segni di peritonite in atto, così prese subito la decisione di tentare l'intervento chirurgico. L'operazione avvenne a lume di candela in un fienile a Casale dei Galli, senza anestesia e senza i mezzi appropriati. Tuttavia, Maria Peron riuscì a salvare la vita al giovane partigiano. Fra il gruppo di feriti di Maria Peron si aggiunse anche un georgiano di nome Laurenti Giapparize, a cui Maria fu costretta ad amputargli una falange distale di un dito della mano sinistra e ad estrargli alcune schegge di proiettile dalla spalla. Una volta terminata la guerra, i due decisero di sposarsi nella piccola chiesa di Cicogna
insieme a tutta la gente che Maria Peron aveva curato nel tempo in cui aveva lavorato fra quelle montagne. Maria Peron e Laurentice Apparize divennero poi ben presto genitori di due bambini. L'infermiera incominciò poi a lavorare presso la radiologia della mutua di Laveno, dove dei vecchi macchinari difettosi le causarono una malattia da radiazione ionizzante che le tolse la vita il 9 novembre del 1976. Alla fine del mio percorso di stesura della tesi, posso quindi affermare di aver prodotto una biografia su Maria Peron che esalti la sua opera professionale e umanitaria. In particolare, ho potuto estendere la conoscenza relativa a questa figura infermieristica grazie alla creazione della pagina Wikipedia, poiché ad oggi è una delle piattaforme digitali più consultate.